Ciao a tutti, qui SuperLupen777 ed eccoci qui in questa nuova lotta Wi-Fi su Pokémon X e Y. Allora, dopo una breve pausa con l'introduzione di Slowking e Tangrowth all'interno del team, torniamo col team underused completo con una lotta vecchissima, cioè una delle prime lotte che ho fatto con questo team, e cercate di indovinare da qui chi sarà il Pokémon peggiore della mia squadra durante questa lotta e diamo subito il via a quest'ultima. Parte la sfida con Lily. Lei inizia subito col suo Tartu Ninja, cioè il suo Blastoise, mentre io inizio con Bacon, scelta veramente poco azzeccata. Quindi decido di cambiare Pokémon. Intanto, non so, ma mi sembra che si veda peggio del solito. Non so se è soltanto una mia impressione o è veramente così. Magari è semplicemente la visualizzazione qui in anteprima. Poi magari quando renderizzo torna normale, ma comunque non divaghiamo. Decido di cambiare subito nel mio Jellicent perché sapevo che Mega Blastoise in genere è con Nero Pulsar, quindi Nero Pulsar io l'avrei letto molto bene, o comunque abbastanza bene, e si sarebbe attivata la Vulneropolizza, dopodiché con Ripresa mi sarei potuto recuperare la vita, senza contare il fatto che avrei potuto bloccargli Nero Pulsar grazie a Corpo Funesto, ormai lo conoscete come funziona il mio amico qua, il mio amico Jellicent. Decido di scottarlo per fargli poi sciagura e fare un po' il coglione, insomma, mentre lui decide di cambiare Pokémon e andare nel suo Aegislash, scelta secondo me poco azzeccata perché io potevo distruggerlo questo Aegislash. E infatti lui decide di andare subito per Metal Testata, se non sbaglio, esatto, mossa non molto efficace, nonostante io non sia un difensore fisico, la reggo comunque molto molto bene perché la mia difesa non è indifferente. Ecco, vado per provocazione e qui se un cincino scottato, un cincino spacciato, un Aegislash provocato ha la stessa sorte. Se in più è scottato, non parliamone. Se è provocato, perché gli fa questo danno? Perché non può usare scudo reale, quindi rimane in forma spada. Se in più è scottato in forma spada, fa anche poco danno, quindi è veramente fottuto. Inoltre, proprio per completare il quadretto, lì blocco la sua Metal Testata grazie al Corpo Funestro e quindi questo Pokémon saluterà a breve il campo di battaglia. Va per Furtivombra e attiva la mia Vulneropolizza, quindi mi fa soltanto dei favori questo Aegislash, al che io decido di andare per Ripresa e stollarlo un pochino, così perde un po' di vita per via della scottatura, dopodiché la sciagura sarebbe arrivata e per lui sarebbe stato il momento di andare KO. Comunque sia, provocazione non ha più effetto su di lui, ma decide di insistere con Furtivombra, capito che ormai non poteva più fare niente contro il mio Jellicent, io continuavo a stollarlo, a fare ripresa e niente, è un po' un gioco infame, ma a me piace farlo, insomma. Perde dell'altro danno. Ah, comunque, perché sto facendo una lotta col team underused ancora? Perché sto progettando un altro team. E penso di averlo già tutto chiaro nella mia testa, mancano soltanto i Pokémon. Ora mentre vi sto parlando sto evsando il primo del Pokémon del team. E inoltre sono arrivati due nuovi Pokémon che ho finito di creare oggi, che entreranno nel team underused, questi, non nel team a parte, ma nel team underused, e faranno un po' di casino, secondo me, perché sono veramente due Pokémon che mi piacciono molto. Uno doveva essere lo Shiny che stavo cercando da molto tempo, ma mi sono rassegnato perché non ho più voglia di cercarlo. Comunque, entra in campo il suo Hunter e Destino Obbligato purtroppo mi porta giù perché Sciagura lo shotta brutalmente e quindi se ne va giù pure il mio Jellicent. Intanto prima è entrato Klefki, se non sbaglio, in campo e ci ha già lasciato, non mi ricordo bene. Comunque, Jellicent lascia il campo, ha fatto il suo dovere in modo egregio, direi. Questa è una lotta abbastanza breve, soltanto 20 turni, però me ne sono rimaste pochissime di lotte qua sul registro dati, quindi vi ho portato quello che ho trovato. Vado per Pietrataglio, purtroppo fallisco, quindi il mio povero Kamikaze, non dico che lascia il campo di battaglia, ma si becca un sacco di danno da questo Blastoise. Anzi, tra l'altro ne ho preso meno di quello che avessi pensato. Vado per un altro Pietrataglio, fallisco ancora. E allora, Kamikaze, ti meriti la morte in questo caso perché hai fatto due fallimenti su due mosse che hai fatto. Prende almeno un po' di danno da scottatura, questa è l'unica cosa buona, e entra in campo Lordo, Lordo che può reggere benissimo qualsiasi suo attacco in quanto naturalmente è speciale lui, in genere si vede anche con
rapid spin, come si chiama, rapigiro, però in genere ha soltanto mosse speciali, ecco. Vado per crescipugno per aumentarmi l'attacco, che non fa mai male. Lui perde ancora un po' di vita per la scottatura, usa surf sul mio Mac, per quanto la mossa sia stabbata non mi fa praticamente niente. Vado per un altro crescipugno, voglio aumentare il mio attacco il più possibile, sono a più 2 ormai. Lui subisce ancora danno da scottatura e ora, se non sbaglio, no, scherzavo, lui ritira Pokémon. Pensavo che io fossi andato per un Furtivombra. Comunque lui cambia Pokémon. Ah sì, infatti sono andato per Furtivombra. Va in Talonflame, che si becca Furtivombra abbastanza bene. Usa acrobazia sul mio lordo e, nonostante non sia un difensore fisico, la regge a meraviglia, a mio parere. Si becca un velen puntura e naturalmente lo distrugge, perché un velen puntura stabbato più 2 dal mio piccolo Mac, diciamo che non è esattamente la cosa migliore del mondo. Arriva Charizard, mi fa dragartigli e ormai, vedendo la vita del mio piccolino, ho deciso di... ah, tra l'altro brutto colpo, ho deciso di andare per esplosione, e purtroppo un'esplosione più 2 a Charizard fa veramente veramente male. Quindi ciao ciao Charizard. Perfetto, quindi anche lui lascia il campo di battaglia assieme a Lordo. In questa lotta è particolare perché ci sono stati 2 decessi in contemporanea, nel senso è morto, è andato KO sia il mio che il suo Pokémon per 2 volte nello stesso istante, se avete notato, uno per destino obbligato, uno per esplosione. Comunque a questo punto Beacon può naturalmente outspeedare questo Blastoise, decido addirittura di Mega Evolvere, così giusto per avere un po' di difesa speciale in più nel caso non fosse riuscito a mandarlo KO, cosa assurda perché ormai era morto. Comunque Non si è mai troppo sicuri. Lo mando KO e rimane soltanto il suo Gestuga da buttar giù. Gestuga che cerca di farmi il più possibile di danno con un Furtivombra, ma non mi fa molto, in quanto non è molto efficace ed è pure scottato. A questo punto Nero Pulsar in forma spada lo manda facilmente KO e questa era la lotta. Era la lotta e vediamo. Aspettiamo che finisca, perfetto, è sconfitto Lili. Il mio Pokémon peggiore, come avete potuto ben vedere, è stato Aerodactyl, perché è stato veramente assurdo, cioè la sua prestazione è stata veramente schifosa questa volta. E niente, se questa lotta vi è piaciuta vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, spero di riuscire a fare il nuovo team, che sarà un team della pioggia, entro breve tempo, ecco, perché il primo Pokémon ormai l'ho finito di usare nel frattempo. E niente, appunto, spero che arrivi in breve tempo. Comunque ci sono gli altri 2 Pokémon già pronti a entrare nel team underused e cercare di fare qualche bella lotta. Se questo video vi è piaciuto, come ho detto, vi invito a lasciare un bel mi piace. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!